state, assolutamente, non possiamo far finta di niente. Guardate, io sono stato in Basilicata, ho visitato la Valdaglia, ho cercato di capire, di toccare con mano quello che erano le ricadute rispetto alle stazioni di vita. E non è un bel dire, sinceramente non è un bel dire, c'è omertà. Ma c'è omertà, la cosa più grave, mi fa piacere che il professore Mazza abbia dato il giusto rilievo a quello che sta subendo la professoressa Corella, che da tanti anni si sta impegnando rispetto alla questione delle deputazioni. Dicevo, c'è omertà perché se tu vai in quei posti la gente non è disposta a parlare. Quando tu gli vai a dire, ma voi sinceramente come vi trovate con il petrolio davanti alla porta di casa vostra? E non ti rispondono, ti chiamano, ti dicono, vieni a tuo dire, ti portano da parte e in silenzio ti dicono, male, 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 hanno paura. Le compagnie petrolifero sanno fare anche questo, non dobbiamo aver paura di dirlo perché è così. Noi oggi possiamo ancora risolvere la questione, potremmo ancora risolvere la questione, perché la questione è tutta politica, non possiamo far finta che la politica non c'entri, assolutamente no, la questione è politica. Allora facciamo questo tipo di riassunto di 5 secondi, poniamo l'arco costituzionale partitico, allora diciamo, parliamo della regione Campania, Partito Democratico, nome, cognome, indirizzo, no trib a tutti gli effetti. E poi dall'altro lato tu vedi che a livello centrale ti vanno a votare lo sblocchi Italia, dici ma non fai quello, ci ha posto la fiducia, che potevamo fare? No, allora tu ci devi far capire una cosa, sei no trip o sei no trip a senso alterno e a secondo come giro la bandiera? LCD, idrofoglio, no trip. Assolutamente, non vogliamo il petrolio, noi non lo vorremmo mai. Lo stesso Caldoro, che a più riprese ha detto anche con noi, ma questa è una decisione che spetta ai territori. Bene, i territori hanno deciso, hanno detto no, l'hanno detto il 23 di dicembre del 2013, l'hanno detto il 3 di gennaio del 2015, con due grandi manifestazioni popolari in quel di Gesualdo. E guardate, non è stata cosa semplice mettere in piedi manifestazioni di quella portata, considerate la portata e il modo di pensare e di agire di noi. E questa è un'altra cosa, stavo dicendo, nel CD abbiamo detto, il PD abbiamo detto, Caldoro, tutti quei satelliti che ruotano intorno a Caldoro, comunque hanno detto, chi per un verso, chi per un altro, siamo contrari. Ma allora io dico una cosa, se tutti sono contrari, dov'è il problema a fermare questo maledetto progetto di ricerca denominato LUSCO? E la risposta sapete qual è? Come se noi fossimo degli eventi invece. La risposta sapete qual è? Ma quella è tutta una questione di commissione tecnica, è la commissione di valutazione impatto ambientale che deve decidere e quelli sono avulsi dalla politica. Ma dove vivono? In un limbo, cioè vivono in un mondo tutto loro, voglio dire. Ma chi li ha messi a quei signori in quei luoghi? Certamente non io, ma la politica. Allora, se la politica ha costruito tutto sta baradando, è la politica che deve risolvere il problema. Si diceva bene prima, voglio proprio vedere ora in campagna elettorale che cosa verranno a dire, ma noi non abbiamo il tempo di andare ad ascoltare le fantasie di una campagna elettorale, anche perché i tempi diventano stringenti. Diceva Francesco, aprile alle porte. Ad aprile le competenze passano in mano al Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente. E chiaramente questi soggetti non andranno a buttare nel cestino, nel cassetto il progetto LUSCO, ma lo faranno diventare operativo. Oggi la Regione Campania potrebbe fare la differenza, ma non lo fa. Allora dobbiamo dire che ci sono delle competenze. Non so che è un termine forte. Io l'ho detto anche in altre occasioni di altre assemblee, non ho paura di nulla né tantomeno di nulla. Ci sono connivenze vere, concrete, tra quella che è la politica politicata
e le famose sette sorelle, cioè i petroliti. C'è un accordo. C'è un accordo di base, altrimenti non si capirebbe perché, nonostante l'Europa ci continua a dire che entro il 2020 dobbiamo ridurre del 20% le emissioni di gas serra, dobbiamo ridurre del 20% l'energia da fonti fossili e dobbiamo andare oltre il 20% per quanto riguarda le rinnovabili, si continua a pensare di andare ad estrarre petrolio. Ma voi sapete che il petrolio per intero che ci potrebbe essere in Italia non basta manco un anno del fabbisogno nazionale. E allora ripeto di nuovo la domanda: a chi giova? A chi giova tutto ciò? È un dramma nel dramma, perché gli strumenti per poter fermare questo scempio che a breve potrà avvenire ci sono. I piani territoriali regionali, che non sono nati ieri, ma che restano chiusi in un cassetto, come la famosa carta della vulnerabilità degli acquiferi di cui parlava il dottor Aquino. Sostanzialmente gli strumenti ci sono, non si vogliono praticare. Anche la provincia di Avellino, che ha messo in piedi il PTGP, voglio dire, ci sono. Allora, caro Sibiglia, nome, cognome, indirizzo, vai da Caldoro, che è un tuo amico, tra virgolette, e vai a dire, non è il caso di trivellare Ripigna, perché Ripigna ha una vocazione agricola e naturalistica. Questo viene detto all'interno dei piani territoriali regionali. Ripigna e Sannio, perché dobbiamo ragionare anche di Sannio, hanno una vocazione agricola e naturalistica. Allora mi dite che cosa c'entrano le trivellazioni petrolifere con questo tipo di vocazione. A torto ragione, infine, in Regione Campania si sono spesi gli ultimi 20 anni per cercare di tirar fuori quelle eccellenze del territorio che noi amiamo e che abbiamo. Si è parlato di tre vini d'occhi CG, si è parlato della nocciola, si è parlato della ciliegia, si è parlato del tartufo, si è parlato del carmaciano. Voglio dire, allora, che cosa vogliamo tutelare? Li vogliamo tutelare o no questi prodotti insieme a tutte quelle persone che esistono e che vivono in queste zone dove a breve si dovrebbe andare a trivellare? E che manca la volontà politica. Io non sono qui a dirvi sostanzialmente che cosa dovete fare nell'ambito di quelle che saranno le elezioni regionali prossime a venire. E non mi permetto di dire nulla rispetto a quello che si potrebbe o si dovrebbe fare. Fate voi un'analisi, fate mente locale e datevi tra virgolette una risposta, insomma. Il dramma, perché poi sostanzialmente tutto l'Appennino verrebbe trivellato, non c'è posto che si salvi. L'Abruzzo, il Molise, il Sannio, la Sicilia, il Veneto, tutta la parte adriatica, non ci dimentichiamo che sta combinando la Croazia. Cioè siamo circondati, tra virgolette, è una cosa assurda. Ripigna, da un lato insisteranno a breve le trivellazioni ai confini con la Basilicata, parliamo di Vescovagano e quant'altro, dall'altro lato, parliamo del Sannio, esistono già tre progetti di ricerca, Casa Capozzi, Villa Spaccata, Santa Croce. Allora è un ragionamento, è un modo di portare avanti uno sviluppo che non c'è, che deve giovare solo a pochissimi individui, fregandosene di quelle che sono le realtà consolidate. Gli insediamenti antropici reali che esistono in Ripigna sono tantissimi. Noi non siamo il Texas, non siamo il deserto del Sahara. Provate ad affacciarvi ad un balcone di sera e guardatevi intorno, vedete una miriade di luci, questo significa che ci sono abitazioni dappertutto, c'è vita dappertutto. Allora facciamo uno sforzo comune, veramente fatto con i criteri e i crismi comuni. Diciamo no, ma un no convinto, e lo ribadisco, lo sto dicendo alla politica politicata, perché le chiacchiere non danno nulla di costruttivo, sono i fatti che danno concretezza. Allora diciamo no al petrolio e diciamo sì alle eccellenze del territorio, e lavoriamo per questo.
Ma voi sapete, l'ultima cosa che voglio dire, nonostante i 20 anni di trivellazione in Basilicata, un sindaco della Basilicata che cosa ha detto questa mattina? Fatto da un giornale, non sono inventato. Questo soggetto, questo signore, Mario Gallicchio, questo che vi sto dicendo è stato dal quotidiano della Basilicata, quindi è tutto probabile. Sindaco di Campello Potenza dice: per me il petrolio è un problema. Ma è anche una risorsa turistica. Turistica. È una risorsa turistica e non ci vuole credere. Ho letto questo dispaccio sostanzialmente. Non si è mai visto un pozzo a 1200 metri tra i fanghi. Cioè, non lo so, cioè il segno della ragione o cosa rispetto a questo tipo di dichiarazione, non finisce qua. È un'opportunità turistica, tant'è che ci sono studenti che da maggio ad agosto esploreranno questo territorio in una sorta di percorso energetico. Non ho parole, sinceramente mi cadono le braccia, non riesco a trovare la certificazione di questo sindaco. Voglio dire, allora è mio dovere, è vero che poi alla fine di tutto è solo un discorso di royalties, da questo punto di vista poi nello sport Italia e anche nella legge di stabilità c'è un'apertura da questo punto di vista, perché chi ti dice lo Stato centrale? Vabbè, lo ti allento, mi sfugge il termine, sostanzialmente ti do modo di spendere quello che non potevi fare prima con il patto di stabilità, adesso lo puoi fare, allento il patto di stabilità ti faccio spendere questi soldi. Il sindaco di Viggiano poi devo fare, si fa qua di uno fior di milioni di euro, ma io non so che cosa farne, perché a fronte di questi soldi c'è una città come Viggiano che diventa sempre più piccola, ma non perché si accorcia, ma perché la gente va via. E non possiamo dar credito, e mi fermo perché qui l'abbiamo parlato tanto, e non possiamo dar credito, e qui torniamo alla politica, ai nostri bravi politici lippini. Non faccio nomi, ma solo quello. Comma 1 bis articolo 38, io l'ho soprannominato e battezzato comma famigliette per te. Famiglietti lo conosciamo tutti, onorevole deputato Frigentino, Pittella è il presidente della regione Campania, la regione Basilicata, mi scuso. Beh, ci dice in questo comma sostanzialmente che tutto viene rimandato al Ministero dello Sviluppo Economico, che di concerto con il Ministero dell'Ambiente potrà decidere dove è possibile trivellare oppure no rispetto a delle griglie di valutazione. Chi ha più colpi in canna, rispondo io, spari. Cioè sostanzialmente in questo modo non ci salviamo, perché non è che dobbiamo pensare che Virpini è il centro del mondo, ma c'è un'Italia intera che tra virgolette viene invasa da una petrolizzazione che io chiamo selvaggia, non ci salva dalla petrolizzazione, potrebbe salvare eventualmente Virpina se questo soggetto riuscisse a puntare i piedi bene in vista di fronte all'attuale presidente del Consiglio. E voi credete che questa sarebbe una vittoria? Questa è la vittoria di Pirro, questa è una sconfitta per tutti, perché c'è vittoria solo nel momento in cui si arriverà a capire una buona volta che non si può rivolgere lo sguardo solo ed esclusivamente alle energie derivanti da fonti fossili, ma che ci sono energie alternative e rinnovabili che comunque possono fare la differenza e che comunque la stanno facendo la differenza, ma porta la miseria. Nonostante l'eolico selvaggio che abbiamo energia che potremmo illuminare un'intera regione e oltre, e poi potremmo già dover finire questa energia, ma un'altra cosa, dobbiamo pensare che da qui a breve le terre industrie verranno date a dirci così come hanno detto. E poi voi che volevate alla fine di tutto? Noi vi stiamo bonificando un sito che è una schifezza,
Questo l'ha detto il responsabile della Roceid, il responsabile di questo progetto, dicendo sostanzialmente alla fine di tutto noi facciamo un piacere, perché avete questo sito che fa schifo. Noi ve lo rimettiamo in piedi così com'è, tempo 40 giorni, il tempo di fare il buchino, che poi il buchino non è, sono 3 km di profondità, E dobbiamo pur sapere che poi le camicie che dicono loro, gli acciaio, che dovrebbero impedire la fuoriuscita di fanghi di perforazione, perché bisogna capire pure che cosa sono i fanghi di perforazione, non andrebbero ad inquinare quei famosi acquiferi di cui parlava il dottor Aquino. Ma quelle camicie non arrivano fino a 3 km di profondità, si fermano molto ma molto più sopra, se non vanno a 200-300-400 metri. Allora ci volete prendere per i fondali. Ma voi sapete una cosa, nonostante la Regione Campania, vi giuro questa volta mi fermo che abbia parlato, la Regione Campania ha chiesto Chiese, ormai la progetta ha risposto, di integrare il progetto di perforazione Gesualdo 1, perché così com'era non andava. Non era chiaro sostanzialmente quello che si voleva fare, la certezza della sicurezza e quant'altro. E beh, insomma, integrare, è stato ripresentato, un'osservazione, un'osservazione, se sono arrivato, non sono arrivato, questa è un'altra cosa. Sostanzialmente c'è un monitoraggio del, diciamo che viene creato un punto zero, c'è un monitoraggio degli acquiferi preferiti, fontane, sorgenti e quant'altro, nel nostro comune, il comune dovrà essere per primo trivellato. Insomma, metteranno queste centraline, la questione è una, che non entra l'altra, non entra nessun altro ente, il controllore, il controllato è il controllore, cioè sono io concedente che metto la centralina, ti dico i valori prima come erano e poi ti dico i valori dopo come sono, ma noi dobbiamo dar credito a loro. Allora pure questa è una forzatura, è un modo per dire comunque noi siamo al di sopra. Voi gente comune, tra virgolette, queste cose non le potete capire. Io spero che questa petizione che abbiamo scritto a più mani, perché Francesco ci ha messo tanto del suo, abbia una valenza importante, importantissima, chiaro, raccogliere le firme, trasmettere al Presidente della Regione Campania, trasmettere al Presidente del Consiglio. La mia proposta è che comunque oltre le firme e poi la consegna immediata lunedì, che si arrivi a fare in modo che tutti i comuni della provincia di Avellino abbiano questo stampato. In maniera tale, quanto sono i comuni della provincia? 118, perché non so. In maniera tale che 118 comuni possano attivarsi per controfirmare questa lettera aperta, chiamiamola così, petizione del foresta. Facciamo un po' di conti. Se noi prendessimo 100 firme per ogni comune sono 18.000 firme. Il nostro intento è arrivare a 20.000, ce la possiamo fare, Francesco. Ce la possiamo fare e dobbiamo farcela. Anche perché è un modo per dire, guardate, che non sono i soliti quattro comitatini, tra virgolette, come dice il buon Renzi, che si danno, che smanettano su altri e quant'altro, ma è un intero popolo, è un'intera popolazione che dice lasciateci vivere sostanzialmente. Un'altra cosa, e finisco, abbiamo intenzione di cingere in un abbraccio affettuoso il Palazzo della Regione Campania. Lo vorremmo fare prima della scadenza naturale del passaggio di competenze della Regione al Ministero, quindi all'inizio di aprile. Credo che intorno al 26, 25, 27 del mese proviamo a mettere in piedi questa sorta di abbraccio alla Regione in cui vogliamo dire in maniera molto affettuosa fosse il caso di dire no. Speriamo che ci sia tanta gente, i compagni di Napoli hanno dato la loro adesione, ci saranno insieme a noi i compagni che comunque stanno portando avanti vertenze che sono simili alle nostre, una per tutti, il commissariamento di Bagnoli. Speriamo che l'Irpinia risponda, perché io sinceramente in questi 3 anni quello che mi è mancato tanto e che a spazio ho visto, lasciatelo dire, non voglio offendere nessuno, è l'Irpinia.
mi è mancata l'Irpinia, l'Irpinia che abbia, sia in grado di avere una sola voce, che esca dalla propria abitazione e riesca una volta per tutte a dire: è un problema che riguarda l'intera comunità, e non continua a pensare che il problema non è suo se non è a casa sua. Grazie. Ma dobbiamo passare anche alla fase attiva di professione. E qui abbiamo Roberto Sanise, della scuola di Caratella Montevaranese, che non vedevo da mio gennaio, il famoso seminario di etnomusicoterapia della Virginia, e quindi qui potrà dirci qualche cosa in merito avanti del diritto di sì. Allora, buonasera a tutti. Le testimonianze che abbiamo ascoltato sono tragiche, gli effetti che possono avere appunto i corsi per libero sono disastrosi. Forse dovremmo andare un attimo indietro, interrogarci, come prima diceva Carmine. L'Irpinia dov'è? Cioè, nel senso, siamo arrivati ai pozzi petroliferi, forse è mancato qualche passaggio precedente, forse non tutta l'Irpinia crede realmente nell'Irpinia, perché molto spesso si parla di paesaggi, di prodotti, di tradizioni, forse non c'è stata abbastanza proseguito verso questa direzione. Molto probabilmente abbiamo fatto poche feste di paese, come si diceva prima, perché molto spesso la festa di paese è identificata come una festa che porta i cosiddetti forestieri, tra virgolette. Quei forestieri, qualcun altro li chiama turisti, qualcun altro li chiama utenti. Quelli che noi molto spesso chiamiamo forestieri all'interno delle nostre feste possono essere economia, anzi lo sono. Quindi io direi che la direzione dell'Irpinia dovrebbe essere principalmente appunto legato al territorio, quindi alle tradizioni, a tutto quello che produce. Un esempio a caso, Tarantella di Montevaranata. Io rappresento la scuola di Tarantella, abbiamo fondato a Montevaranata 4 anni fa. Non tutti sanno che teoricamente questa Tarantella ha 2000 anni. L'antropologia fa risalire questo rituale a 2000 anni fa, quando durante i Saturnali gli antichi romani pregavano per ringraziarsi le divinità, gli dei, il buon raccolto. E stando ad altre teorie, questa danza veniva dal popolo egiziano, dagli Ittiti. Stiamo parlando di un monumento vero e proprio. Cioè, la tradizione popolare, molto spesso confusa come una cosa banale, vabbè, il carnevale, ci facciamo una mascherata, ci facciamo una cosa, potrebbe essere rivalutato come un monumento. Non a caso l'UNESCO ha creato una convenzione nella quale si parla di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e ci dice che teoricamente è l'unica fonte, è l'unica, diciamo, l'unico prodotto non riproducibile dalla Cina, dai grossi diciamo industriali, perché poi sappiamo bene che persino il vino potrebbe essere riprodotto con agenti chimici, insomma tutto quello che è la produzione industriale potrebbe essere riprodotta. La tradizione popolare. Perché? Perché certi fenomeni avvengono in dei luoghi particolari nel corso del tempo, quindi parliamo di appunto di epoca romana, parliamo di Appia, parliamo di tutta quella che una comunità ha prodotto. E quindi l'Europa e tutta la produzione, insomma tutti i finanziamenti spesso insomma, dell'Europa vanno verso questa direzione, la promozione del territorio. Con la scuola di Tarantella in questi anni abbiamo girato tantissimo, abbiamo rappresentato l'Italia al Carnevale delle Culture di Berlino. Pensate, l'Irpinia rappresenta l'Italia davanti a 1,5 milioni di spettatori a Berlino. Cosa che magari quando l'abbiamo detta all'inizio, diciamo, come si vanno a fare la Tarantella, siamo andati spesso in giro e così ci facciamo una Tarantella. Abbiamo portato il prodotto tipico locale, il vino, a Berlino, lo abbiamo portato a Torino al Gran Baltrame. Il Gran Baltrame è una manifestazione europea
che raccoglie circa 10.000 visitatori in 5 tendostrutture da 400 metri quadri ogni tendostruttura. E Irpinia ha rappresentato praticamente il Sud Italia in quella manifestazione. Questo per dire, non, cioè, iniziamo a conoscere un po' di più la nostra terra. Ripeto, molto spesso la conosciamo o per moda o per politica o per qualsiasi altro scopo, però secondo me abbiamo poco compreso quella che è realmente la nostra terra. Da 3 anni stiamo lavorando a un progetto che si chiama Carnevale Vincenzo Irpino, che nei primi eventi ha spostato e continua a spostare circa 4.000 visitatori per ogni tappa. Quest'anno ci ha dato una forte mano anche Vanni Chieppo, Volgato. Questi prodotti che molto spesso definiamo feste, parliamo ad esempio della Sagra della Castagna di Montella, quest'anno abbiamo avuto circa 100.000 visitatori. 100.000 visitatori fanno fare un fatturato circa di 200.000 euro. Parliamo di una industria vera e propria. Io credo che è ora di iniziare di nuovo a valutare, anzi forse iniziare proprio, non di nuovo, a prendere in considerazione quella che è la nostra terra, la nostra tradizione, per mettere a confronto anche le due economie, quelle che sono appunto l'economia che richiama la tradizione e l'economia che potrebbe richiamare un disastro del genere. Quindi risolviamo ovviamente questo problema prima possibile, però cerchiamo di non arrivare di nuovo a un problema successivo, perché ce ne potrebbero essere altri. Quindi valutiamo bene, siamo insieme alla nostra terra. Grazie. Prego di avvicinarsi qui al tavolo, così non avvenga il Dirpinia del King. Prego. Buonasera a tutti. Io rappresento la Federazione Italiana Escursionismo, che è un ente morale del settore turismo sociale e un'associazione ambientalista. Come presidente del Comitato Regionale Campano porto il saluto delle 14 associazioni, quindi sono tutte con voi in questa fase. Come Pia Trekking ci siamo interessati in questi ultimi anni di valorizzare il nostro patrimonio naturalistico attraverso il tracciamento di diversi sentieri con notevoli caratteristiche naturalistiche, storico, culturali, religiose. Cioè non ci siamo soltanto posti il problema di andare su la vetta della montagna, ma abbiamo cercato di tracciare questi sentieri che negli scorsi secoli collegavano le varie popolazioni valline, quelli che servivano per il trasporto di merci da una valle all'altra, quelli che collegavano la vecchia ferrovia di Sant'Antonio con i borghi, e quest'anno con lo Spons Fest di Nice Caposè abbiamo proprio provato a portare, sono venute 400 persone da tutta Italia, alzandosi presto la mattina perché partivamo alle 8:30, proprio dando appuntamento alle stazioni ormai dismesse per accompagnarli attraverso i vecchi sentieri nei borghi di collegamento e andate a ritorno per far capire quanto era difficile la vita fino agli anni 60-70, perché quando poi c'è stato l'inizio del trasporto, c'è venuto meno, ma prima si andava o con l'asino o a piedi attraverso questi sentieri, e quindi abbiamo verificato che da tutta Italia sono venuti e hanno apprezzato questo nostro territorio. Parliamo dell'Alto Irpinio in questo caso, dove praticamente il dottor Arpino ha parlato delle sorgenti dei fiumi sotterranei. Quella parte lì è argillosa,
e quindi l'acqua rimane in superficie qua, ma crea dei ruscelli, delle cascate, degli spettacoli eccezionali. E tutta quella parte collinare con le sue rotondità ha un aspetto decisamente bello, cosa che ci è stata raccontata da queste persone che sono venute lì, sono venute da Piemonte, da Lombardia, dall'Emilia, quindi e anche dall'Erasmus, un gruppo di ragazzi dell'Erasmus. Quindi noi stiamo cercando di valorizzare, di far conoscere questo nostro territorio, che probabilmente molte persone, l'abbiamo verificato con i filmati di Tesori di Pigna, sono fatti 15, e un sacco di persone ti fermano per strada, ma noi abbiamo questi territori, ma abbiamo questi fiumi, ma abbiamo queste cascate, ma dove sono? E parliamo di persone di Pigna, praticamente, non parliamo di persone che vengono da fuori regione, insomma. Quindi voglio dire con questa mia piccola esposizione che abbiamo un territorio eccezionale, ancora per fortuna poco contaminato, abbiamo delle foreste di faggi che ci invidiano da tutta Italia, abbiamo fiori eccezionali, vedete queste immagini che sono nel nostro territorio, insomma, sono accompagniamo centinaia di persone su questo nostro territorio e tutti lo apprezzano. Però ho verificato che, si è detto già, i nostri amministratori probabilmente stanno ponendo poca attenzione sul nostro territorio, cioè pensano più alle strade, alle piazze, alla ristrutturazione della chiesetta e non alla valorizzazione di questo territorio che è la fonte necessaria per poter poi divulgare quelle che è la nostra cultura, quelle che sono i nostri borghi, perché si arriva al borgo attraverso un territorio, non si arriva al borgo con le ricotte, e questi territori sono la bellezza della nostra Emilia, e quindi è chiaro che ci dobbiamo battere per evitare che venga contaminato un ambiente come quello che state vedendo. Grazie. Se non sbaglio aveva parlato Luigi Delizio di Italia Nostra, poi c'è Vanni Tempo da Lippigna e poi Remedio. Buonasera a tutti, sono Luigi Delizio e rappresento Italia Nostra in questo contesto. Sono irpino come voi di Guadeco, alla fine, mio padre è molto più. Ora io non voglio chiaramente come dite ripetere le cose che già sono state dette perché sono pienamente consapevole. Vorrei solo aggiungere una considerazione, tra l'altro con Vogliano penso che ci siamo visti a Montesano qualche settimana fa. Penso che quello che sta succedendo è lo spaccato di una involuzione dell'Italia, nel senso che oramai il profitto sta prendendo agio su quelle che sono le esigenze delle popolazioni. Penso che la chiave di lettura, da qualsiasi punto di vista si voglia vedere questa vicenda, è questa. Oramai negli ultimi anni in Italia, e soprattutto nell'ultimo periodo per mancanza di una opposizione valida in Parlamento, tutta una serie di leggi che spaziano da quello che è la disciplina del lavoro appunto a quella dell'ambiente stanno privilegiando solo un valore che è quello del profitto. Tutte le cose che io ho sentito le conosco perché avete parlato di zone dove sono nato, che ho frequentato, che praticamente voglio dire sono scontate, non ce le dobbiamo dire. Il problema è un altro, che stranamente si è creato un cortocircuito, che i nostri amministratori, che pure sono nati come noi in queste zone, non ne tengono conto, per cui noi oggi siamo praticamente in salita. Allora io vorrei dire questo, innanzitutto c'è questa scadenza del 4 aprile, evidentemente le firme che sono state raccolte in questa sede, per quanto autorevoli, io non so se ci sono altre associazioni che oltre a Italia Nostra, che è un'associazione nazionale riconosciuta con decreto presidenziale l'hanno sottoscritta, però per quanto autorevoli
non so come possano, diciamo, spostare gli equilibri, oltretutto nel momento in cui vengono date delle risposte assolutamente ridicole, perché se è vero che c'è un gruppo istruttore che sta facendo la valutazione di impatto ambientale, è pur vero che laddove vogliono, e abbiamo l'esperienza dalle parti dove io vivo ad Empoli per quanto riguarda un progetto di rifacimento della fascia costiera che interessa il tratto che va da Salerno a Cagliari, quindi una vicenda che conosco benissimo, quando ha voluto l'assessore Cosenza si è messo a tavolo e ha fatto il provvedimento imponendosi al gruppo istruttore che non voleva dare l'assenso. Quindi la politica si nasconde dietro al dito per non esporsi. Ora io penso che quello che ha detto lui, cioè di raccogliere quante più firme possibile prima delle 4 aprile, è un atto doveroso, è un atto doveroso. Bisogna andare nelle piazze, raccogliere le firme, approfittare dei pochi giorni che ci sono a disposizione, coinvolgere i cittadini, far conoscere questa vicenda che è una vicenda veramente drammatica e portarle in regione. Questo è quello che si può fare in questo momento. Poi si vedrà perché questa legge sblocca Italia ha dei profili di incostituzionalità. Alcune regioni si sono già proposte, questa è la regione Campania, di impugnarle davanti alla Corte Costituzionale. Ci sono dei profili anche di violazioni di normative europee, diceva prima Cogliano. Se sul piano europeo si sta predicando l'abbandono delle energie fossili, in Italia si fa l'esatto contrario, evidentemente per una accondiscendenza accentuata nei confronti di taluni settori di poteri forti che sono le compagnie petrolifere e altri poteri forti. C'è anche la massoneria, bene che ce lo diciamo, poi nell'urna quando si andrà a votare ognuno si ricorderà di questo. Questo poi sarà dopo, sarà da fare dopo, quando ci sarà anche l'esigenza di fare massa critica. Cari amici, io vorrei dire questo è il terzo, diciamo, chiamiamolo convegno, ma dibattito a cui prendo parte, perché ad uno si è fatto a settembre a Caposei, organizzato da Faccio i Nomi, Verde Rosa, esatto. Poi vabbè, c'è stato quello grandissimo proprio di Montesano, c'erano anche parecchi amici del Virpigna, però io noto che non c'è la sintesi che ci dovrebbe essere, non c'è la capacità di mettersi insieme e di fare un blocco sociale unico, perché questo problema non riguarda solo il Virpigna, perché le stesse cose che ho sentito dire qui si potrebbero dire tranquillamente dove io vivo da 43 anni, perché voglio dire la provincia di Salerno ha tantissime emergenze culturali, emergenze ambientali, c'è il Parco del Cilento, tanto per dirne una, ci sono tantissime tradizioni anche gastronomiche, altrettanto valide, la famosa mozzarella di bufala, e l'Italia che non si presta ad essere utilizzata per queste cose, è l'Italia che non si presta. Solo che c'è evidentemente qualcuno che non lo può capire, che sta facendo in modo che il potere legislativo venga completamente annullato e concentrato nelle mani dell'esecutivo, tutte cose che si stanno sviluppando sotto i nostri occhi in questi mesi, e chi legge e chi guarda la televisione qualche settimana fa per presa diretta è stato fatto un programma proprio dedicato alle ricerche petrolifere in Basilicata, è stata intervistata Albina Colella, sono cose che chi ha visto la televisione e chi legge il giornale le sa benissimo, e chi sta qua stasera sicuramente le sa. Il problema, e io me lo chiedo e me lo faccio, me lo pongo, è chi fuori, i cittadini, coloro che in questo momento stanno passeggiando per il corso, stanno passeggiando nel mio paese a Lavino, stanno passeggiando a Montemarano, se lo pongono. Allora, se non c'è la capacità di fare un blocco unico che coinvolge i cittadini, fa attività di informazione, penso che sia perdente. Poi c'è la via giudiziaria, si possono fare i ricorsi al TAR, si possono fare i ricorsi alla Commissione Europea dei diritti dell'uomo, si possono fare i ricorsi dove vogliamo noi, però sono tutte cose che si potranno fare nei mesi prossimi, se ci saranno le capacità, se ci saranno i soldi, se ci sarà la voglia.
l'assemblea fatta a settembre a Caposeto, non so se tu c'è. Beh, poi quell'assemblea non ha avuto seguito, ha trattato anche di questi temi, guardate, ma a distanza di 6 mesi si è perso tutto, quelle persone non le ho più viste. Queste sono cose che indeboliscono il movimento, che indeboliscono l'azione. Allora io vorrei chiudere dicendo questo: Italia Nostra ha dato l'adesione a questo documento. Mi auguro che da stasera nasca qualcosa di concreto e che sia capace di portare avanti questa iniziativa. Però davvero c'è la necessità di raccogliere quante più firme da portare entro il 4 di, anzi prima del 4, perché il 4 mi pare che il giorno prima di Pasqua, che è sabato santo, quindi di portare quante più firme possibile alla regione, attrezzandosi però immediatamente per quello che si deve fare dopo, a 360 gradi, iniziando però da questo, dalla messa, diciamo, in insieme di tutti questi comitati vari spazi, non li chiamo comitati, però è un dato di fatto che ognuno si fa il proprio comitato e poi alla fine si rifiuta di parlare, di dialogare con gli altri, il che ovviamente indebolisce. Ci deve essere una capacità di fare un'azione politica comune, perché altrimenti tutte quelle cose, belle cose che ci siamo detti qua stasera saranno solo un ricordo romantico della nostra infanzia, dell'età avanzata, non lo so, però probabilmente ai figli poi li potremo raccontare. Grazie. Che volete dire? Buonasera. Io quando sentivo gli interventi precedenti sono andato con la mente a un post che ho messo su Facebook. La tradizione di oggi è il progresso che è stato fatto ieri, quella di domani è il progresso che facciamo noi oggi, e di Papa Lucano. Beh, e mi interrogavo su quale potrà essere la tradizione che noi